Ciao a tutti, bentornati nell'angolo di Silvia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con la terza puntata dedicata ai libri e ai segni zodiacali. Ho visto che i due video precedenti vi sono abbastanza piaciuti, quindi ho deciso di portare al termine il ciclo dei quattro video, così avete tutti i segni a disposizione con appunto i relativi libri che ho pensato di consigliarvi. Anche per questa volta appunto ho trovato due libri e oggi andremo a parlare dei segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno. Per ognuno sono andata a ricercarmi una piccola descrizione, come appunto negli altri video, e direi di partire subito con il segno del Toro. Le persone nate sotto il segno del Toro sono concrete e tenaci, estremamente possessive e gelose. Cercano sempre qualcosa in cambio. Convinti delle loro idee, si ostinano a difenderle, nonostante magari l'evidenza mostri il contrario. La sua voglia di possedere beni materiali lo porta a volere ed apprezzare la casa e la famiglia, alla costante ricerca di stabilità e di cose che durino nel tempo. Presunzione, testardaggine e pigrizia sono i difetti che contraddistinguono un Toro, ma questo segno è anche molto paziente e costante. Per quanto riguarda i libri che ho pensato per questo segno del Toro, che come potete vedere è comunque un segno molto forte, sicuramente ha una grandissima pazienza, però è anche molto testardo, quindi si impunta sulle cose e le vuole portare avanti, ha una grandissima propensione anche alla famiglia e alla protezione dei cari. E però diciamo che nonostante sia comunque testardo, la cosa che amo tantissimo dei tori è questa enorme, grandissima pazienza. E mi è venuto in mente un po' questo libro qui, ovvero Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro. Credo che sia veramente una storia ideale per i tori, perché sono sicura che riusciranno ad apprezzarla veramente tantissimo. E soprattutto qui dice una frase che a me è rimasta sempre tantissimo in testa. E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuto al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Credo che sia una frase veramente bellissima e lo vedo molto associato al toro con questa enorme pazienza, e quindi me li vedo lì seduti comunque anche a riflettere e nelle loro comunque idee e a prendere poi la scelta giusta. Quindi questa è una storia veramente, veramente, veramente che vi consiglio. Un'altra storia che ho pensato potrebbe essere ideale per un toro è questo libro qui, Il buio oltre la siepe di Harper Lee. Anche in questo caso ho pensato che la testardaggine, la tenacia e la pazienza del toro potrebbe essere perfettamente associata al nostro avvocato Atticus Finch, che in questo caso è incaricato a difendere un afroamericano accusato di violenza carnale. Non riuscirà a dimostrare l'innocenza perché poi l'uomo sarà comunque condannato, ma Atticus Finch ci proverà fino alla fine, quindi sarà molto determinato, molto testardo nel provare l'innocenza di questo uomo, e quindi ho rivisto molto le attitudini del toro. Sono sicura che una lettura del genere potrebbe sicuramente essere molto 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 apprezzata, ovviamente non solo dai toro, però la vedo giusta per appunto le caratteristiche di questo segno. Quindi i due libri che vi consiglio per a voi toro sono questi due. Passiamo al secondo segno di terra, che è la Vergine. È facile riconoscere un nato sotto il segno della Vergine. Sempre molto preciso, attento, serio, intelligente e puntiglioso, con un forte senso di responsabilità, che lo induce anche a criticare parenti e amici che non condividono il suo stesso senso del dovere e dell'ordine.
L'altruismo che caratterizza i nati sotto il segno della Vergine lo spinge spesso ad esasperare il perfezionismo rivolto verso gli altri. In altre parole, è come se fosse suo compito fare in modo che tutto e tutti siano perfettamente a posto. Il segno della Vergine non si tira mai indietro. È anche molto meticoloso e puntiglioso, è sempre attento ai dettagli e quando deve portare a termine un lavoro si dedica con molto impegno. Questo segno ha anche un buon senso, è modesto e a tratti un po' malinconico. Con tutta questa descrizione e questi aggettivi, a me mi è venuto in mente un personaggio in particolare che è molto puntiglioso, meticoloso, che ci tiene a portare sempre al termine i suoi compiti, che dà sempre il meglio e il tutto di sé. E mi è venuto in mente Hermione Granger di, ovviamente, Harry Potter della Rowling. La vedo benissimo come un personaggio della Vergine. Lo potete notare in tutti i libri che comunque è molto meticolosa, è molto puntigliosa, ci tiene comunque ad avere ottimi e buoni risultati, ci tiene... critica, però sempre vedendo anche il lato positivo, le altre persone, ci tiene comunque anche a spronarle, ha sempre buon senso in tutte le cose che fa e credo che appunto Hermione sia veramente un personaggio che possa caratterizzare in pieno tutti questi aggettivi del segno della Vergine. Un altro personaggio, però, che lo vedo molto positivo e molto legato a tutte queste caratteristiche è sicuramente Katniss di Hunger Game. Anche lei comunque ha sempre un buon senso, porta sempre avanti le sue battaglie, è molto meticolosa, intelligente, è molto modesta e quindi ho visto anche in lei tutte queste caratteristiche che possono benissimo appunto essere associate a le persone del segno della Vergine. Sono comunque due storie molto belle, due storie fantasy, due storie che appassionano. Anche in questo caso non solo i nati sotto questo segno, ma un po' tutti, e sono sicura appunto che riuscirete ad immedesimarvi in questi personaggi proprio perché molto simili e compatibili con voi. Passiamo all'ultimo segno per questo video, quindi il terzo segno di terra, che è il Capricorno. Il nato sotto il segno del Capricorno è una persona schiva, introversa e difficilmente lega con le persone che la circondano. Dopo aver capito chi ha davanti, se risulta congeniale, non si tira mai indietro, diventando affettuoso e leale, dando tutto se stesso all'altro. Solitamente non sono interessati al divertimento, anche se, qualora dovessero decidere di farlo, sanno dare il meglio di loro, prediligendo però lo studio, il lavoro, la carriera e il raggiungimento della perfezione. I Capricorno non hanno fretta di raggiungere la vetta del successo, anche se sono consapevoli di dover aspettare anni. Sono molto ambiziosi e determinati, se hanno un obiettivo lo raggiungeranno. Leggendo un po' tutte queste caratteristiche, mi sono venuti in mente due personaggi, anche in questo caso particolari. Uno è Daenerys delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di Martin, perché l'ho vista proprio rappresentata in tutti questi aggettivi. Qua dice, come potete vedere, dice ambiziosa, determinata, che vuole raggiungere l'obiettivo, e quindi chi non Daenerys? L'ho vista veramente caratterizzata in toto, è molto dedica alla carriera, al successo, a raggiungere appunto gli obiettivi, meno ai rapporti interpersonali, diciamo, e quindi l'ho rivista. È sicuramente una storia che io non ho letto, ma ho visto la serie TV, quindi lo dovrò recuperare come lettura, però credo che anche questo possa essere una lettura molto interessante per i Capricorno, perché sicuramente si troveranno in compatibilità, diciamo, con questo personaggio, con questa storia, si rivedranno un po' loro, quindi riusciranno sicuramente a entrare molto più in empatia con la nostra protagonista. Come vale lo stesso per un'altra protagonista che io ancora devo leggere, però ho trovato molte somiglianze con Mia Corvera della serie Nevernight di J. Christoph. Sicuramente Mia Corvera è un personaggio un po' scettico, un po' diffidente, che fa fatica a legare, un po' fredda, ma che se incontra comunque la persona giusta sa dare tutta se stessa e sa amare con grandissima passione. Sono
È un personaggio un po' ambivalente, un po' freddo e un po' caldo, un po' come Capricorno, quindi anche in questo caso riuscirete sicuramente ad entrare in empatia, a ritrovarvi in molti atteggiamenti, in molte azioni, in molte cose. E quindi è molto bello leggere un libro in cui ci sentiamo veramente in empatia con i personaggi, perché vediamo che riusciamo comunque a rapportarci bene con loro, perché ci assomigliano. Quindi sono sicura che questa storia sarà molto 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 bella per i segni di Capricorno, ma anche, io dico del Capricorno, ma in generale secondo me può piacere a tutti. Io la devo ancora leggere sinceramente, ma non vedo l'ora, però la vedo molto 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 simile e giusta per i nati sotto questo segno. Questi erano i tre segni di terra, spero che i miei consigli vi siano stati utili, vi siano piaciuti. Ovviamente scrivetemi qua sotto quale libro avreste suggerito voi per ognuno di questi segni qui. Fatemi sapere voi di quale segno siete e qual è la lettura più bella che avete fatto, magari di recente. Qua sotto vi lascio il mio Instagram, la libreria di Silvia, seguitemi. Ultimamente sto un po' scarseggiando con aggiornamenti e stories, ma lì c'è scritto la vera motivazione, per cui ultimamente sono un po' assente. Vi lascio anche il link di Amazon se volete fare qualche acquistino, io poi ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a mantenere sia YouTube che Instagram. Lasciatemi un like, un pollice in su di supporto se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate il campanellino così non vi perderete i prossimi video. Detto questo, un bacio grande a tutti e ci vediamo qua al prossimo video. Ciao!